Yeah. MD, JPB, it's only right, baby. Yeah, why you mad? I got a bad bro. Name hot in these streets, no Tabasco. But I'm so stubbed, that's a fact, yo. And if you think I'm running, you can run it back, yo. Go on, run it back. You know that I run it. Everything you wanna do, I already done it. And I got your little boo telling me she love me. I got this one, that one. Damn, it's gonna be a long night. Yeah, you know, I said, damn, it's gonna be a long night. Woo. Yeah, let's go. Look. I tell Shorty, drop it for a real one. Yeah. Go ahead and pop it, let me feel some. Let me feel some. Do it for the boy with a bag now. Movie star money making everybody act out. To these women, if I want them, then I tell them. Don't get fly for these women, I was born with these propellers. All my haters cannot beat me, so I call them acapellas. See, I'm only getting better, you only get jealous. You know that I run it. Everything you wanna do, I already done it. And I got your little boo telling me she love me. I got this one, that one. Damn, it's gonna be a long night. We'll be right back.
See me flying, never drop down, drop down. Smoking high, am I am not round, I'm not round. No denying what I got now, I got now. Keep an eye out, keep it locked down, locked down. See me flying, never drop down, drop down. Smoking high, am I am not round, I'm not round. No denying what I got now, I got now. Keep an eye out, keep it locked down, locked down. Get too strong when I battle with the beast. Bring a few on, the commander and the chief. For my crew on, bullets rattling and whistle at your toque. Never sleep, eyes open, hands clutching on my throat. It's a war zone. It's a war zone. Yo, this a motherfucking war zone. Zone, homie, say you ready and prepare. Take a minute, make them aware. Well, I be sneaking in the back, but it's worth the clap. Homie, life ain't fair. Caught me crawling through the mud with a vision, saw I clearly. Born a shepherd to these sheep, make them fear me. This a war zone, trashed out, trap house, nothing ever given. Yeah, every day's a blessing, thank the Lord. Oh, how I'm living, see me riding with my top down. Oh, cops round, pedal pressing on the gas. I don't think I'll ever stop. Eccoci finalmente, come avevamo detto, no? Avevamo detto Let Me Play, canale ufficiale, alle ore 21, Twitch! Dai! Ciao Mando, ciao Spatolone, ciao Sanji, ciao Foxer, ciao Francas, ciao Giuse, come va? Raga, se mi sentite bene, se c'è qualcosa, se c'è l'eco, me lo dite, fixiamo subito. Ciao amo, bella vita. Tutto bene, grande, sono contento. È stata una giornata abbastanza tosta, ma ce l'abbiamo fatta. Allora, Mando è sempre presente, non c'è niente da fare, Mando è sempre sul pezzo. Chiedi e Mando ti sarà dato. Allora... Come la mettiamo? Io direi che... Allora, prima di cominciare, proprio prima di fare tutto, proprio... Allora, ci fermiamo un secondo. Facciamo subito un piccolo break. Un rituale,
lo chiamiamo così, no? Visto che è in fresca da stamattina, quindi io direi che ce la godiamo. O no? Ce la stappiamo. La birra da battaglia. Allora, stasera ci abbiamo una famosissima Forst, che sarebbe la birra dei muratori bergamaschi, che a me piace tantissimo. No? E ce la godiamo a grande. Facciamo fare un po' di schiumetta. Oh! Ma come, oh? Non ti eri ancora abbonato? Grande spatolone, oh. Saluto in bare. Grazie per l'abbonamento, è un piacere. Allora, ad essere sincero, il problema dei baffi, di avere questi baffi qua, è che qualsiasi cosa bevi, qualsiasi cosa mangi, ti si incolla proprio sopra e diventa poi complicato. Quindi bisogna sempre avere a portata di mano un fazzolettino, no? Fatto apposta per pulirsi i baffetti. Grande, grandissimo. Allora, che facciamo? Partiamo subito? I baffettini. Questi sono proprio quel tocco di classe, capito? Che dà proprio uno spessore, un certo spessore alla live, che è per pochissimi. Allora, raga, sì, la Forst è buona. È buona. Ah, sì? Allora, io l'ho sempre conosciuta come una birra proprio così, scrausa, dico la verità. Cioè, è una roba... Di solito io quando prendo le birre, cerco sempre di prendere quelle un po' commerciali, dai, perché mi piace la bionda, bella gasata, no? Specialmente d'estate, quando è bella fresca. E Moretti, sì, sono strafastidiosi. Moretti e... Insomma, quelle birre là un po' così. E in realtà... se devo dire la verità, qua, tipo nei cantieri, ci sono i muratori bergamaschi che partono con le casse di birra e hanno pure le bonviste, non so se avete presente quali sono, in realtà sono birre che conoscono in pochi, ma sono buoni. Oh, ciao Gallicus, tutto a posto? E niente, è così, insomma, sì, è vero, le trovi a buon prezzo, anzi, ti dirò di più. Che ci sono certi supermercati che ce l'hanno sempre in sconto e quindi... Sì, io sono di Bergamo. Tu di dove sei, Gallicus? Ma va? Ma non ci credo. Oh, grazie per i bittini, Francas. 21 bittini, così subito... io sono vicino a Seriate. Danno giù la birra di muratore, la Dreher. Guarda, oh, ti devo dire una roba. Mio papà è andato in vacanza. Valtesse, porte. Oh, cazzo, sei pure... Grazie mille, Francas. Sei pure vicino, Gallicus. Senti questa roba, spatolone. Allora, mio padre è andato in vacanza, non mi ricordo se in Calabria, e c'era solo Dreher. Cioè, solo Dreher per tipo 2 settimane ha bevuto solo Dreher. Minchia, tanta roba, oh. Guarda, siamo qua vicinissimi, io abito qua da sempre, praticamente. Dai, una volta ci becchiamo, con piacere. Magari, sì, una birretta ce la beviamo volentieri, dai, mi fa piacere. Allora, raga, qua c'è un mando che è carico di sapere, lui vorrebbe sapere subito... questo gioco, ho 16 anni, zio, però... No, ma non fa niente, guarda che la birra... Cioè, serve un maggiorenne per prendere le birre. Io sono maggiorenne, ce ne ho 29, quindi le birre per te le prendo io. Basta che non fai danni, se no vado nei casini. Ma sei vedi che sei un apposto. Già dal nick ho già capito tutto. Allora, la birra analcolica. Ecco, apriamo una parentesi sulla birra analcolica. Allora, mia moglie, che è un amante dell'alcol, ha fatto un periodo di tipo una roba oscena. Si è messa a comprare le Moretti, quelle a
all'1% di gradazione al limone. Ne ho assaggiata una e l'ho lasciata là. Cioè, faceva cagare, veramente. Cioè, a cagare. È oscena. Però, vabbè, piace a lei, contenta lei. E... va bene così. Oh, Foxer, pure tu è un po' che non ci giochi, eh? A Warzone. Ogni tanto ti aspetto. No, faceva cagare, Sanji. Faceva cagare. Cioè, proprio te lo dico chiaro. Era pessima. Ma è un peccato, eh? Perché dovessi tornare, ci divertiamo. Allora, ultimamente anch'io non è che sto giocando chissà quanto. No, ma non fa niente, guarda, io c'ho un misero ratio, non ti preoccupare. Allora, in realtà, su Warzone 1 ero più... cioè, mi divertivo un pochino di più, tryhardavo di più. E invece qua, a parte che ultimamente non c'ho tempo. Cioè, sto giocando davvero poco. Cioè, se gioco 3 ore a settimana è tanto. Comunque sia, secondo me è più complicato. Qua? Veramente? Forte, cavolo. Io ho chiuso... è un peccato. Io ho chiuso il... come si dice... il ratio a 2.10 del primo. Però c'è... grazie mille per i bettini, Frankas. Frankas è sempre presente, cazzo. Le caccia proprio ogni tanto. Boom. Caccia i bettini. Oh, ciao, Lucario. Sì, è vero, è vero. Gallico, sì. Io adesso... sì, può essere. Può essere, con piacere, sì. Però devi salire su Discord. E allora, grazie di nuovo per i bettini. Allora, Gallicus, ti dico la verità. Come gioco, preferisco questo. Cioè, lo dico proprio chiaro. Ma perché ha delle funzioni in più che agevolano un pochino più le console, secondo me. Mentre quello di prima era, cioè, su console. Adesso io ce l'ho provato a rigiocare, ma è impossibile. Cioè, è veramente... non lo so, non mi piace. Allora, iniziamo un po' a parlare di quello che è il gioco. Dai, voglio iniziare un po' a chiacchierare su questo Warzone 2, su questo MW2. Partiamo un po' prima da Modern Warfare 2. Allora, io non l'ho comprato al day one, l'ho comprato dopo 2 settimane. Vai, non ti preoccupare, io parlo a Yos. Se vuoi salire, siamo qua. Allora... sto gioco... sì, vero, vero, vero. Sì, con piacere, Gallico. Siamo qua. Fino alla mezza, più o meno 11:30, mezzanotte. Dai, vediamo più o meno a che ora facciamo. Sì, allora, sì, è vero. Sono d'accordo con te, nel senso che il movement è... allora, se devo essere sincero, secondo me non è il movement il problema. Ma è... tante altre piccole cose, perché il movement, hai visto, l'hanno un pochino velocizzato, ci sono delle meccaniche nuove, c'è il Dolphin Dive, cioè, qualcosina c'è, anche il fatto che ti piastri velocemente, cioè, secondo me non è male. Allora, partiamo dall'inizio. Stavo dicendo che ho comprato questo gioco, non ero un po' titubante, perché io il multiplayer l'ho abbandonato un sacco di anni fa, gli ultimi multiplayer che ho giocato sono MW2 e 3, e diciamo che... no, non fa niente, c'ho io un po' di roba di qualche gioco, non ti preoccupare, li ho già pronti. Allora, la campagna di questo gioco, dico la verità, è bella, secondo me è bella. Ci sono delle missioni, io non so se l'avete giocato alla campagna, però sono fighe. Allora, ci sono delle missioni di qualsiasi genere, capito? Cioè, c'è quella missione in cui devi sopravvivere, c'è quella missione classica dove devi sparare e basta, fare irruzione, come ci sono di quelle missioni, per esempio, dove tu, per dire, con un cecchino devi andare a colpi di distanza a liberare una base. E secondo me sono fighe. Ah, pure quella missione in cui tu devi saltare da un camion all'altro evitando le mine. Sono belle missioni in realtà.
Però se devo essere sincero, la storia in sé per sé è la solita solfa del Capitan Price, di Soap, che la sua banda di merdoni, che insomma ci sono i buoni, ci sono i cattivi, poi ci sono quei cattivi che si nascondono, si camuffano tra i buoni, insomma niente di nuovo. Diciamo che non mi ha colpito come per esempio MV del 2009, adesso se non mi ricordo male, ora non mi ricordo esattamente. Fatto un minuto di campagna. Sì, sì, allora io la campagna la gioco perché semplicemente perché mi girano i coglioni comprare un gioco e non giocarci, a non provare tutte le modalità almeno una volta. Poi ti dico la verità, la campagna tipo mi mancano 3-4 missioni. Sì, allora può essere un po' noiosa, però dico la verità, Spato, secondo me hanno intrecciato bene il fatto che... Sì... Sì, bello, carino quello, carino. Ma quello è un mini gioco nel gioco, secondo me. Cioè, questo fatto che devi incastrarti e non farti schiacciare dai container è figa, non è male. Però come storia, cioè, dai, parliamoci chiaro, sono le classiche storie di COD che vanno avanti da anni e non hanno mai... Non lo so, secondo me non spopolano più, cioè... Non c'è più quell'hype come... in Modern Warfare o in Modern Warfare 2, dove tu con Price andavi tipo nella neve, facevi questa scalata con i picchetti, non so se ve lo ricordate, se ci avete giocato, era fighissimo. Quella campagna è stata forse una delle più belle, secondo me. Comunque, sì, sì, bravissimo, capito. Non c'è quella cosa che ti dice, cazzo, che emozione, cioè... Forse un po' sono io, che sono passati un po' gli anni, e quindi sono un po'... vado sempre alla ricerca di qualcosa di nuovo, non mi basta mai, però... non lo so, sì, bravissimo, era proprio lei, era proprio quella missione, dove tu dovevi imboscarti e fare tutta la mappa imboscata senza farti sgamare, e tiravi un headshot ad ogni nemico senza... dovevi far fuori il cane pure, era figo, non era male, era divertente. Al di là di tutto, raga, sto gioco secondo me ha del potenziale, perché la grafica è bellissima, cioè non si può dire niente. Si vede che gira su un nuovo engine, si vede che è al passo coi tempi. Ecco, io invece a me non è piaciuto. Allora, io ho giocato l'ultimo MV3. MV3 mi sembra uscito nel 2011, una roba del genere. Aveva delle mappe fighissime per il multi. Era super alla mano, quindi anche se non ci giocavi per un mese, tu quando giocavi ti facevi sempre le tue kill. Le mappe erano tante, erano belle, avevano gli headgli giusti, erano fighe. Poi io ho scoperto Battlefield. Ho iniziato a giocare a Battlefield 3. Sì, bravissimo, proprio quello. Proprio quello, aveva delle mappe fighe e delle armi, aveva l'HDR, erano belle armi anche. Sì, c'era l'UMP45, era fortissima, quella che adesso, forse in questo gioco non c'è nemmeno, e si potrebbe paragonare alla Bass P. Insomma, ho conosciuto Battlefield 3 e me ne sono innamorato perché era quel multiplayer con delle mappe a larga scala e potevi usare corazzati, potevi usare... gli caccia, era fighissimo. Bro, mi pensi di essere competitivo questo gameplay nel COD? Allora, sicuramente porterò qualcos'altro. Se volete, si può fare. Cioè, io sono disposto a provare tutto. Ti dico, allora, io principalmente ho sempre giocato a COD negli ultimi 2 anni. Però, cioè, posso giocare tranquillamente a qualcos'altro, potrei... Sì, sì, allora, quella però nasce dal 4, Spato. Allora, mi Battlefield 3 era molto più simulativo come gioco rispetto a un COD che era molto più arcade, secondo me. Però c'è da dire anche che era molto più complicato. Cioè, quindi c'era la balistica. Sono stati forse i primi a inserire la balistica dei proiettili
mentre COD no, ancora non ce l'aveva. Cioè, sui vecchi Modern Warfare, dove sparavi andava il colpo. Quindi potevi sparare a 200 metri in testa e là cadeva. Mentre la figata di Battlefield era proprio che tu dovevi calcolare anche con lo sniper la balistica dei proiettili e facevi delle uccisioni che gasavano tantissimo. Valorant, sì, sì, me ne hanno parlato di Valorant. Ho visto qualche live di qualche streamer famoso e non sembra male. È un bel gioco, mi sa che lo proverò. Ero tentato di provare Apex Legends, però cioè, dovrei farmi insegnare un po' da Pippo, che lui ne sa di sicuro e ci gioca spesso. Però ho visto che anche tu hai fatto delle belle partite su Apex. Sì, esatto. Esatto, per questo che mi intriga. Allora, se devo essere sincero, mi hanno chiesto di provare Fortnite, però, allora, sicuramente la modalità... Sì. Però ci vorrei comunque provare a mettermici magari un paio di mesi per imparare bene. Diciamo che prima di portarlo dovrei farmici un po' il callo, perché altrimenti facciamo un disastro. Comunque mi hanno chiesto di provare Fortnite, ma non mi ispira proprio il gioco cartonato, capito? Non mi piace proprio sta storia del troppo cartoon, la modalità costruzioni, ci vuole un sacco di skill, secondo me non è semplice. E io sono un po' in difficoltà per provarlo, però magari ci pensiamo, dai, vediamo come va. Poi, quando è uscito Black Ops, io sono tornato un po' su COD, però non mi piaceva più. Cioè, il multiplayer mi annoiava, non c'era più niente di innovativo che mi faceva proprio gasare, come quando erano i vecchi MV o così, che quando facevo le belle partite, chiamavo magari le striche, mi divertivo un sacco. Mentre adesso... quando è uscito Black Ops non mi piaceva più, non lo so, stessa roba con Ghost. Le mappe erano belle, perché secondo me le mappe di Ghost erano studiate, erano le classiche mappe di COD con tre vie, la via centrale e quelle esterne, ed era quasi tutto in speculare, non a livello di grafica ma a livello di headglitch. Quindi quando tu ti appostavi in un punto, c'era sempre il punto opposto dove c'era un altro headglitch, quindi c'era parità, era divertente, boh, mi piaceva molto di più. Però anche lì, cazzo, non c'era una bella modalità che mi gasava, che mi faceva stare al PC. Ho perso un po' l'interesse per COD, finché poi è uscito MW2019, che mi è piaciuto, perché è stato secondo me un gran bel gioco, c'aveva molte più meccaniche, potevi appoggiare l'arma prima di sparare, era figo, secondo me ci stava tutto. Era un po' rotto, perché era un po' buggato come gioco, anzi è un po' buggato perché non hanno mai fissato una sega, però ha divertito un botto. Allora, forse era anche il periodo pandemia, quindi la gente ci ha giocato, rigiocato, e ci sta. Però, non lo so. Allora, io ci ho giocato, l'ho comprato, ma non l'ho comprato subito. Inizialmente l'ho visto in live, era un periodo in cui stavo tantissimo su Twitch e guardavo le live degli streamer, e il gioco mi divertiva. Quando l'ho giocato, ci sta, cioè è divertente... Però è strano, è un po' troppo malato. Poi ovviamente ci prendi la mano e quindi non te ne liberi più. Allora, quello che ho fatto, la verità è quello che mi ha dato tanta fatica, che mi ha creato fatica su quel gioco, è che non c'era l'implementazione del FOV sulla console. Io ho mollato il PC. Oh! Grazie mille per l'abbonamento, Sanji. Mitico, Sanji ti ha regalato l'abbonamento. Grande. Insomma, niente, guarda, ho giocato a quel gioco, mi sono preso bene e ho giocato comunque, anche se da console. Adesso rigiocandolo mi rendo conto che è troppo scassato, cioè quando entri in una casa non si vede niente, vedi solo muri, e infatti poi l'ho disinstallato, ora
è uscito questo gioco qua e ci ho completamente perso. Il vecchio non l'ho più aperto. Ora, parlando di questo multiplayer qua, questo è il multiplayer che dopo un sacco di tempo mi ha preso e mi sta facendo divertire. Allora, ho provato un po' a giocare con armi diverse. Ecco, l'ha detto. Let me pray freddura. Che cazzo tiriamo fuori adesso? Io non ce l'ho la freddura. La freddura è... Raga, tirate fuori una freddura. Datemi una mano che non me ne viene. Io non sono molto di freddure. Cazzo, qua si vorrebbe Pippo. E quindi, eccoci qui. Lo so, non dirmelo. Hai tanto da offrire. No, io... Io non sono molto, molto ferrato. Allora, se vuoi te ne tiro fuori una un po' così a bruciapelo, ma... No, non mi viene. Io sono proprio... C'era un fiorentino, un pisano, un livornese. Eccolo là. Dai, mando! cazzo, Ma tu mando sei a Livorno, vero? Sì. Io conosco di quei personaggi di Livorno, zio, che è imbarazzanti proprio, che veramente non riesco a sostenere. Che vuol dire? Ah, era una mano, no, ma che cazzo tiro fuori da una roba del genere? Di Livorno io conosco dei personaggi veramente allucinanti, cioè che non riesci a sostenere un discorso perché ad ogni parola, ad ogni frase cacciano il boia, il de... De boia, boia de, è allucinante, oh, pesantissimo, sì, de. Veramente ho fatto una fatica a gestire certe persone, non ti dico. Allora, raga, sto multi a me sta gasando. Io non so se tu, Mando, lo stai giocando, ma se hai la possibilità... Se hai la possibilità, giocalo, perché è divertente. Ci sono un'infinità di armi e sono tutte una diversa dall'altra. Quindi non è vero che tutte le armi sparano uguale e quant'altro. Ci sono un sacco di armi, le mimetiche sono strafighe, perché hai la possibilità finalmente di utilizzare una mimetica di un'arma e spostarla su un'altra. Quindi tu ti becchi la mimetica che ti piace, ti livelli l'arma, te la sblocchi. Sì, vorrei farlo, ma mi sto gestendo. Comunque, è un... Ma guarda che non siamo tutti come te, Sanji, che rutti in live sul mio canale, tra l'altro. Ok, sì, allora, bravo. La beta, se il movement della beta era figo, perché non c'era lo slide... Nel senso che c'era, non c'era lo slide cancel, scusami, ma c'era sto fatto che... Wow, bella storia, l'ha detto, Spatolone l'ha detto, raga. Mi raccomando, lo screen alla chat, io stasera rotto il live. Allora, c'era sto discorso del bunny hop, che è quel doppio saltino, non so se tu... Vabbè, sicuramente se hai giocato a Warzone 1, te lo ricordi. Allora, il movement della beta era perfetto, e invece poi l'hanno piombato, e quando è uscito il gioco c'era il personaggio che era proprio pesante, era rozzo, non si piastrava, non correva manco, e quindi era un po' paccoso, però sul multi non si sentiva tanto sta roba, anzi, specialmente se giocavi con le mitragliette, era ancora fattibile giocarci, però se avevi in mano un fucile d'assalto veramente prima non andavi. Ora l'hanno un po' velocizzato, finalmente hanno capito, però veramente era morto. Comunque il discorso delle armi è che secondo me, se prima sui vecchi COD avevi in mano non lo so, un mitraglione,
andando in mira, adesso è paragonabile a un assalto, nel senso che è tutto molto più lento. Cioè, anche l'entrata in mira è lenta, cioè è lentissima. È bella perché è una roba figa. È bravissimo, bravissimo. Adesso l'hanno leggermente fissata sta roba qua, però c'è veramente, cazzo, alcune volte va in mira. Allora, io sul multi ho le classi che sono praticamente tutte con le armi quasi senza accessori. Se ce li ho, sono tutti buttati là per andare in velocità di mira, perché a parte che il time to kill è bassissimo, cioè quindi tante volte basta un colpo. Non so se è colpa del desync dei server o se è colpa, cioè, proprio del gioco. Però comunque sia, diciamo che, cioè, quando vai in mira e spari due colpi, veramente due colpi, ma succede anche a me verso gli altri, lo butto giù e dico, come cazzo è possibile? Cioè, due colpi, anche con una mitraglietta da 80 metri. Su Warzone è peggio. Cioè, su Warzone io non riesco a capire la meccanica, perché tante volte veramente capita di tirare, di sprecare un caricatore per craccare una persona, e tante volte con due colpi vado in headglitch, esco dall'headglitch, due colpi mi buttano giù, sono a terra. Cioè, non riesco a capire con quale criterio viene fatta questa roba qua. Comunque, nel complesso, secondo me è un bel gioco, cioè, perché è fatto bene. Non è magari come quello di prima, non è super fast, non è corri, vai, ti siringhi, esci, fai snaking, cioè non è più così, secondo me. È cambiato proprio il gameplay, è un altro gioco. Le mappe sono fighe, secondo me sono belle. Sono molto più complesse rispetto ai vecchi COD, però comunque sia sono belle. Allora, quello che non riesco a capire, Mando, è che hanno inserito nella mappa di Warzone, io sto parlando proprio della mappa, ci sono dei punti della mappa che hanno le mappe, insomma, hanno le mappe dei vecchi Modern Warfare. Oh! Grande Spatolone! Grazie per aver regalato l'abbonamento, grande Mando! Adesso Mando inizia a spammare roba, zio caro, fuori di testa. Bene, 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 bene. Comunque è un gran gioco. Le mappe hanno fatto sta roba di creare delle sottomappe all'interno della mappa di Warzone. Quelle sottomappe sono delle mappe dei vecchi Modern Warfare. Quindi hanno inserito Rust, hanno inserito Hygrise, che sarebbe quella parte dei due palazzi, non so se ve la ricordate, quei due palazzi, uno di fronte all'altro, siamo su un tetto, e sarebbe la parte della città, diciamo. E non lo so, cazzo, mi fa storcere il naso perché non hanno inserito quelle mappe nel multi. Cioè, hanno inserito la solita Shothouse, hanno inserito la solita Shipment, ma non hanno inserito le vecchie mappe che tra l'altro hanno già ricostruito per questo gioco. Però non riesco a capire per quale motivo non l'hanno inserita. È un peccato perché ci starebbero molte più mappe già pronte e invece non ci sono. Cioè, è un peccato. Per il momento non voglio niente dal secondo. Con il secondo season hanno voluto riportare l'1. Sì, allora sì, è vecchio, è vero. Però c'è da dire, Mando, che non è sbagliato il fatto di ascoltare la community, secondo me. Perché nell'1 non l'hanno mai fatto. Cioè, loro hanno sempre fatto quel cazzo che volevano. Quando magari... Allora, quando è uscito l'1, quando è uscito Warzone 1... Scusa, MW2019, quindi stiamo parlando proprio... dall'inizio, ci sono stati dei pro player come Scamp, come FaZeNeo, che hanno mandato mail su mail ad Activision dicendogli che lo slide cancel, che quella meccanica dello slide era rotta e che andava fissata immediatamente. Perché? Perché avrebbe creato problemi al gioco. Così è stato. Perché secondo me lo slide cancel era una roba allucinante, cioè...
non stava né in cielo né in terra, che ok, dovevi essere skillato per farlo, perché per farlo bene ci voleva skill, però era una meccanica rotta, raga, cioè era un bug, è un bug. Quindi andava, secondo me andava fissata la cosa. E hanno fatto una roba così pesante, tanto che quando è uscito questo gioco, che in realtà è pulito, clean, non ha bug nel movement, a parte qualche minchiata, però comunque sia la gente non è contenta, perché non c'è più quella meccanica rotta dove ti crea quel broken camera fuori dagli angoli e killi e non killi, anche se l'altro continua a sparare. Cioè, è un po' una stronzata. Secondo me ha più senso così. Se l'avessero fissato subito, quindi secondo me ci sta a ascoltare la community, ma specialmente in un gioco free to play, cioè ci deve essere utenza e deve continuare a ingranare. Però, allora, io ti dico, nella Season 2 il movement l'hanno migliorato, per me, perché è molto più fluido, è più veloce, non sei un tronco. Anche il fatto delle piastre, cioè secondo me ci sta il fatto che metti le piastre e mentre corri. Sì, è vero. Esatto, perché i beta tester non si fanno più, siamo noi, cazzo, hanno fretta di buttare fuori i giochi. Comunque, allora, riguardo al multi, niente da dire, cioè tutto sommato un bel multiplayer, divertente, ci sono un'infinità di modalità. Hanno rimesso gioco delle armi, non so se ve lo ricordate, quelle che quando killi vai all'arma successiva e quando muori torni all'arma indietro. Quella è fighissima, hanno messo scontro, frenesia, ce li ho qua davanti. Hanno messo shothouse 24 ore, ship 24 ore, cioè praticamente c'è qualsiasi cosa, raga. C'è invasione, c'è guerra terrestre, che per chi non vuole giocare al multi, per chi non vuole giocare a Warzone, cioè, ci sono due modalità, su vasta scala, senza piastre, quando muori respawni, cioè secondo me è buonissimo, il multiplayer di sto gioco è buono, è un bel gioco. Parlando di Warzone invece, ci sono tante robe che non mi intrigano, però prima vorrei fare una partita. Se mi concedete un game, io farei un game. Allora, voi ora mi dovete dire se sentite il gioco, perché non sono sicuro che lo sentite. Dopo questa birretta, perfetto, dopo questa birretta direi che è tosta. Facciamo proprio un game tranquillo, proprio così, per vedere un po' di mappe. Niente di speciale, dai. Sì, perché la musica l'ho tolta. La odio la musica dei menu, perché è sempre uguale, mi spacca il cervello dopo un po'. Quindi la tolgo, appena compro il gioco entro nel menu e la tolgo. È veramente fastidiosa. Minchia, Mando se ne è accorto adesso che gli hai regalato abbonamento. Allora, sarà che è fighissima come mappa. Qua ci vuole una bella arma col mirino. È super open e è abbastanza difficile. Ecco la gemmarizza arrivata, cazzo! Ti aspettavo. Ho visto che è scritto sul gruppo. Ti aspettavo. Dominio,
Mamma, da quanto non gioco. Uno, controllate gli obiettivi. Attenzione! Partiamo straforte, raga. Ora siamo in vantaggio. Mi sparano addosso! Guarda, oh, come va, Chen? Un po' che non ci si sente, eh? Era, raga. Perdiamo, bravo. Allora, ultimamente sto giocando pochissimo a Warzone e sto giocando un pochino di più al multi, ma semplicemente perché, allora, è un pochino più fast, non mi va di stare tutto il tempo a lootare. Granata! Merda, cattivi in vista! Il nemico cattura Charlie. Prendiamo, bravo. Una granata! Mi hanno beccato! Arriva! Bravo al sicuro! Dai, domani! Che è successo, Jen? Basta, quel cecchino ha rotto il cazzo! Sei giù di fast, Jen? UAV nemico attivo. Ricopro. Non è da te, eh? Mi hanno accorto, sto ricaricando. Comunque sto giocando. Ah, UAV, sei stanco. Sicuro. Ma stai lavorando forte? Guarda, quel ciocchino là mi ha rotto il cazzo. Grande giallo. Lancio una granata. Sto ricaricato. Cambio caricatore. Merda, cattivi in vista. Ah, ma mai buttarsi giù. Mai buttarsi giù. Dai, sempre su, cazzo. Tanto non so. Mi hai distratto, perso. Grazie per i bittini. UAV nemico attivo. Allora, la vita gira sempre un po' come cazzo vuole, giallo. Però devi prenderla un po' come viene, perché altrimenti ti fasci la testa e non ne vieni più fuori. Obiettivo Charlie al sicuro. UAV di disturbo ostile in volo. Sì, ma perché io mi vado a cercare i posti del cazzo, capito? Guardalo là. Granata lanciata! Guarda! Recupero rapido online. Ma quando mai, giallo? Ma quando mai io? Che non gioco da un sacco di tempo e sto giocando da cane. Dopo mi faccio un bel shipment. Proprio nervoso. Assaltate quelle postazioni. Guarda questo, dove cazzo sta. Sì, sì, allora ora vi spiego la storia di questa lampada di PlayStation, della PlayStation. Praticamente, che cosa è successo? Che abbiamo deciso di farci un regalo di Natale, io e mio padre, mia sorella, mia moglie e il suo compagno,
abbiamo pescato dei bigliettini in modo da fare una roba tipo casuale. Chi pescava il nome e il nome che pescavi dovevi regalare. Cazzo, che smirata. Insomma, scusate la spiegazione fatta proprio da cane. Comunque il succo è che pescavi il bigliettino e facevi il regalo. E il compagno di mia sorella ha pescato il mio nome e non sapeva che cazzo regalarmi e vabbè, ha pensato subito al gaming e mi ha regalato questo. Quando è arrivato, cazzo, quando è arrivato super contento, figa quanto mi gasava. Scusami Spato, allora te la faccio breve. Praticamente cosa è successo? Che abbiamo fatto una sorta di roba casuale. Abbiamo fatto un sacchetto. Uno a terra. Esatto, abbiamo fatto un sacchetto con i nomi e il nome che pescavi dovevi fare il regalo di Natale. Per fare una roba un po' più casual, dai, più simpatica. E il compagno di mia sorella ha pescato il mio e mi ha regalato questo. Perché, che cecchinata gli ha tirato questo. Cambio caricatore. Stile in zona. Il nemico cattura Charlie. Mamma mia. Mamma mia. Potremmo essere compromessi. Ma tra l'altro sono quello che ha fatto più kill. Cioè pensa che squadra. Granata da ricarico. Qua sarebbe bello se tipo mia moglie adesso si alzasse dal letto e mi aprisse una birra, un'altra forse dal frigo. Sarebbe proprio, guarda, le mogli perfette fanno anche questo. Prendiamo Charlie. Le mogli a cui vogliono bene il marito, cioè... No, mi hanno beccato! Le mogli chiamano il proprio marito. Wow. Sono innamoratissimo. Jen, se vuoi domani, se ci sei, io nel pomeriggio magari... Lancio una granata! Sono abbastanza libero. Lancio una granata! Sto ricaricando! Oh, non muore questo, e ci facciamo un game. Mi hanno colpito! Ma dove cazzo stava? Alfa 1. Ora mi concentro su sto cazzo. Il nemico prende Charlie. Grazie, amo. Obiettivo Charlie compromesso. Riprendetelo. Granata lanciata. Oh, sto giocando da merda proprio. Sistema trofico proprio. È tornato. Cambio caricatore. Potremmo essere Però giochiamo sul multi, se ti piace l'idea. Che magari ranco un po'. Visto che ultimamente. Se qui sparano addosso! Lancio una granata! Visto che ultimamente sto giocando. Due obiettivi, prendetene il controllo. Ah, ma non vado in live, eh. Io. Ci colpiscono duramente. No, c'era il doppio. Sì, ma calcola che se io vado in live in realtà non mi metto a fare ranked. Cioè non ha senso. Ora lo faccio stasera sul multi, tanto per giocare un po', attacco con mortaio ostile nell'area. Per far vedere un po' il multi, dai, niente di speciale. Missione fallita, rientrare alla base. Comunque, ora sono curioso, che pensi tu, Jen, di sto gioco? Cioè, seriamente, dai.
Sì, vero. Vero, guarda, io ho appena finito di dire che il multi, secondo me, è fatto bene. C'ha qualche piccola cosa che dovrebbe migliorarsi, però secondo me è bellissimo. Cioè, è un gioco divertente, è super alla mano. Quello che non mi piace, ti dico la verità, allora sì, su Warzone ci può stare, però c'è anche da dire, Giallo, che se lo giochi, la mappa di adesso è bella, è una bella mappa, c'è tutto. Cioè, c'è la parte super sofisticata, c'è la parte più semplice, c'è l'open, ci sono le cover comunque, anche se sei in open. Secondo me non è una brutta mappa questa. Ora magari si dice tanto Verdansk, ma perché secondo me era proprio quell'hype che c'era, capito? No, Gallicus, io gioco al multi e gioco a Warzone, però ultimamente non stavo per far partire da questo. Scusami. Comunque, allora, c'è da dire che magari sai cos'è? Il fatto è che Verdansk era iconica ed era in un periodo di merda dove la gente ci giocava a manetta, capito? Era proprio un periodo del cazzo e quindi è rimasta una mappa bella, proprio ben ricordata, capito? Però, se vogliamo essere sinceri, cioè, sì, la mappa era bella, però non era niente di speciale. I colori facevano cagare. Gli skin di Rose ci hanno rotto la minchia per un anno, non hanno mai fissato. Gli edifici. Sì, esatto, bravo, Spatolone. Sono No. Giallo. Però, cioè, siamo obiettivi. È la verità, cazzo. Cioè, Verdansk è vero, è una bella mappa, ha un bel mood, però non è niente di così speciale. Cioè, c'ha degli edifici che sono tutti praticamente uguali. C'è l'impusciabile, c'era quello con le scalette che andavi su e c'era la finestra di fronte che era quella delle capanne, diciamo. Sì, è bravo, esatto. Però io sono convinto che Verdansk non funzioni così. Esatto, perché noi stiamo aspettando qualcosa che poi in realtà non lo so, secondo me non è quella di prima. Cioè, ormai è passato quel periodo là, però bisogna andare avanti. E la mappa di adesso, secondo me, c'ha il suo perché. Oh, eccolo! Com'è andata la cena? Oh, mangiata la pizza? Grande, oh. Ci starebbe una bella pizza. Guarda, mia moglie è tornata dal lavoro e io sono tornato, mi ha preso un bel trancione di pizza, me lo sono proprio goduto. Hai visto soprattutto un arancione? Sì. L'ho visto, sì. Ma hai visto come girano i giochi su quell'engine? A tutti, C'ha proprio un altro robo. Però secondo me, cioè adesso fanno dei test, dei giochi nuovi sulle 4090 e sembra, cioè, allucinante. Però è chiaro che se poi lo vai a giocare su una PlayStation piuttosto che su una, non lo so, una 3070, non è la stessa cosa. Anzi, fa fatica. Loro danno per scontato che la gente abbia la 4090. Vabbè, ma come è giusto che sia, è la scheda dell'anno. Sicuramente non si mettono a provare i giochi su schede video vecchie. sì, cazzo, è allucinante. Oh, guarda, io quando l'ho visto quel video pensavo fosse finto. Cioè, pensavo fosse il classico fake, il clickbait, capito, della gente. Che invece sti cazzi, oh. Raga, è il gioco. Sì, fuori di testa. Sì, ma la grande, io sono d'accordo, Dario. Cioè, è giusto così, perché altrimenti rimaniamo fermi, come abbiamo fatto con Sony, che ancora oggi produce i giochi sia per PS4 che per PS5,
E chi ha sta cazzo di PS5 è limitato perché, perché cazzo, c'è la gente che c'ha ancora PS4, si deve adattare. Sì, è vero. È vero. Sono d'accordo. Quel che è post apocalittico, cioè scusa, non ho capito. Qualche post apocalittico. Tipo? Grazie che ce l'hai detto, Gen. È sempre un piacere. No, no, Giallo, Giallo. Allora, ti dico una roba. Allora, io ho giocato a Warzone 1. Non ho giocato subito al day one, sono arrivato dopo, cioè quindi ti sto parlando di 6 mesi dopo, perché tra una cosa e l'altra non ci giocavo. Quando mi sono messo a giocare era già il periodo in cui, grazie per i bittini Giallo, in realtà no, non mi fanno impazzire, mando comunque in realtà... Che cazzo stavo dicendo? Ah, ok, sì. Allora, non sono il genere, ma semplicemente non sono del genere, semplicemente perché mi mettono un'ansia della Madonna. E io soffro proprio queste robe qua. È come quando facevo la modalità zombie in questo gioco, nel gioco di prima, e mi metteva una roba addosso che stavo proprio male, roba ondate, ci sto proprio di merda. Sono più da giochi, non lo so, tipo, se devo giocare a un gioco sempre in prima persona, mi piacerebbe giocarci a un'avventura, tipo un Far Cry, per esempio. Ho giocato qualche Far Cry, ho finito il 4, sì, ho finito il 4 e secondo me è un bel gioco. Non ho... Potresti portare anche qualche code vecchio, che dici? Sì, ci starebbe. Allora, ho a disposizione il 2019 e possiamo recuperare anche gli altri. Possiamo recuperare anche un, non lo so, un MV2 vecchio. Ci starebbe, sai? È bello, il mood era figo, le armi erano fighe, le mappe erano fighissime, quindi si lasciava giocare da solo quel gioco. Io l'ho giocato, rigiocato, anzi, Caldera c'è ancora, sì. Allora, Caldera, io ti dico la verità, io ho disinstallato Warzone 1 perché è ingiocabile, nel senso che mi sono bravissimo, ne parlavamo prima, Giallo, c'erano di quelle missioni allucinanti, c'era quella missione fighissima che Dario mi ha ricordato con le motoslitte lì, che ti dovevi arrampicare coi picchetti, tu eri insieme al Capitano Price, dovevi fare, insomma, non dovevi farti sgamare, dovevi stare tutto imboscato, era figo, era forse una delle missioni più belle del gioco. Questa è quella che mi ricordo di più, e poi sicuramente ce ne sono... Oh, raga, ma ve la ricordate la missione? Ora non mi ricordo in quale è, in MV2 o MV3? World at War. No, secondo me è prima World at War. Secondo me è tipo 2008, non sono sicuro, ma secondo me è prima. E c'era una missione in MV2 o MV3... E si chiamava Russi. Era praticamente una missione in cui tu con un mitragliatore insieme ad altri due incappucciati andavate in un centro commerciale e facevate uno sterminio di bravissimo, niente russo, bravissimo, cazzo. Quella missione, se la fanno adesso, praticamente non fanno uscire il gioco, cioè era un terrorismo, era no Russian, bravo, ti mettevi là, sparavi a tutti i civili, facevi una strage, no? e c'era il tipo che prima della missione ti diceva ricordate, niente russo, e poi iniziavi a sfucilare tutto quanto casava. Sì, era pesantissimo. Oh Gen, che schifo è, cos'è sta roba? Era un bel gioco, sì, era figo. Comunque si può provare a pensare di portare qualche vecchio COD. Ma anche un Ghost che
tutto sommato non è che ha tutti questi anni, anzi in realtà Ghost l'ho giocato meno di 2 mesi fa, ci ho fatto proprio una partita così da un amico su PS3. Allora, in realtà erano degli americani, se non ricordo male, che andavano, si spacciavano per russi, poi si incappucciavano, andavano in questo centro commerciale e facevano uno sterminio di civili russi, cioè gente che non c'entrava niente, tu praticamente la spaccavi con questi mitraglioni tipo sacking, tutte queste robe qua, era figo. Sì, è vero, erano belli, molto più belli di quelli che poi sono usciti, secondo me, intorno al 2015 fino al 2020. Fino al 2019, dai. 2014-2019 non mi sono piaciuti. Allora, mi ricordo uno. No, guarda che ho appena fatto una partita, Foxer. Solo che tu, tipo, ti fai i cazzi tuoi così. Vabbè, ma tu sei questa persona qua, alla fine. Scherzo. Ho appena fatto una partitina, mo me ne faccio un'altra. World Tour 2008, sì. Allora, io ce l'avevo... forse ce l'avevo per PC. Comunque sì, era figo. Era figo. Era un po', allora... Era un po' tipo pacchiano, un po' boh, strano, dai, i mirini facevano un po' cagare. Però era figa l'ambientazione. Se non sbaglio, World Tour era la seconda guerra mondiale. Sono sicuro, ma è tanto che non ci gioco. Comunque io nel dubbio, raga, mi faccio una shipment. Quindi... La starto. Tranquillo. Già iniziato. Postazione. Guarda dove spari. Mettete al sicuro l'area per vincere. Sanzi, conoscendola, è gelosa come. Ma giusto così sarei geloso anch'io. Prossima volta. No. Ho preso il video intorno a te. Granata lanciata. Prossima postazione imminente. Occhio aperto. Lancio un'esca. Ricarico. Zona di lancio marcata. Lanciate. Marcatura confermata. Provvigionamento schierato. Postazione compromessa. Liberata. Provvigione aggiornata. Sistema trofeo online. Chiedo ricognizione aerea. Sono con te. E dai. Cambio caricatore. Arriva una sede. No. Manca io per il Vital. Che forte. Bersaglio eliminato. Oh, attenzione, nemico in zona. Bravo lui. State pronti. Grazie, cioè, mi fa piacere. Questo è quello che appena ha rotto il passo, raga. Mina grossa le altre. Ma come passo. Siamo avvistati. Granata assorbente è partita. Esplosivo aereo, vicino a voi.
coltello. Non lo so se ce l'ho. No, non l'ho impostato nella classe. Sì, però è fortissimo quel coltello. Occhio dove spari. Ricerca postazione. No, ho cambiato classe, sì, è vero, ce l'avevo come seconda. No, non so che ce l'avevo, non ci sono. Ah, sì, 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 ho una classe impostata con il TAC, però... Ma questa è stata una partita al TAC. Beh, la prossima mi impegno di più. Prometto che mi impegno. Che culo. Lancio una granata. Questo mi racca della madonna, raga. Postazione compromessa, liberatela. Postazione in portamento, state pronti. Dai zio, lascia stare quelle capanne. Deve aver male. Il TAC. Missione fallita, rientrare alla base. Grazie, grazie Spatolone. Davvero, questa me la ricordo per la prossima live. E ne cazzo di like. Questa è pesantissima, Dario. Oh Gen, giuro che adesso mi impegno, mi faccio una bella partita. Sì. A modo tuo però. Sai, tipo, i pazzi che tipo non sanno di essere pazzi. MP7 coltello. Guarda, io c'ho una bella classe, me la gioco così, guarda. Con un TAC velocissimo, super fast, senza mirino, senza niente, quasi come una mitraglietta. E il coltello flashbang. Al posto della Semtex metto la carica. E c'ho tattico extra che è super forte. Poi vabbè, sciacallo forse non è necessario qua. Si potrebbe anche cambiare sciacallo in questa modalità su shipment. E magari mettere squadra artificieri. Rifornimento secondo me è tanta roba, perché ti ricarica all'infinito l'equipaggiamento. E vabbè, recupero rapido di base proprio su shipment. Proviamo a farci una partitina così. Super veloce, guarda. Vediamo. Che modalità è? Deathmatch? Sì. Deathmatch a squadre. Bene. La di posto si è. Perché è venerdì, raga. Praticamente il venerdì diventa quasi ingiocabile sto gioco. Attenzione! Granata lanciata! Bersaglio a terra! Bersaglio a terra! Guarda dove spari! Ai ai ai, ora cerco di arrivare almeno prima della mia squadra. Richiedo ricognizione aerea. Granata lanciata. Attenzione, al riparo. Lancio una granata. Attenzione, sono sotto fuoco.
Sì, grazie, bello. Grazie mille per il bottino. Sei 11. Ai ai ai, male, molto male. Guarda come mi ha fottuto la kill questo. Devo ricaricare! Arriva una stordente, granata lanciata! Mamma, non faccio la kill, raga. UAV nemico in zona. Oh, guarda, me le stanno scammando tutte, raga. È impossibile, cazzo. Sì, mi sto lasciando un pochino andare. Ma che bello è? Guarda, se vuoi mettere una birra finisco la live che sbiascico. Non mi sembra il caso. In realtà ce ne ho un pochino nel frigo. No, no, no. Ragazzi, voi ditemi se in questo gioco è normale una roba del genere. Sì, è vero, però cioè, non è giusto che gli spawn vengano fatti così alla cazzo di mano. Bravo. Ma hai giocato su Shipment? Ah, perché c'era il beta. Sì, sì, ti capisco. Ma guarda che Shipment è fatto apposta per... per stare male, cioè praticamente è fatto apposta per farti diventare deficiente. Voi. Attacco aereo ostile vicino a voi.
bordello, è un bordello. Allora, quando arrivano le stricche su questa mappa, praticamente non si riesce più a giocare, non si capisce più la sega. Poi ci sono quelli col pompa, che rompono il cazzo. Guarda dove è spawnato. Ah, ok, ok, ok. Buona sapersi. Ci hanno sconfitti. Ah, scusami, scusami, scusatemi, raga. Non ho sentito proprio. Se l'avessi sentito, l'avrei sistemato subito. Tu, Spadrone, che stai giocando? Ho detto, l'ho sentito? Ti sei preso bene per quel gioco, eh? È bello, l'ho visto in live, è bello. È un bel gioco. È veramente figo. La grafica è spaziale. E poi è proprio divertente. Io non sono amante della saga degli Star Wars. Cioè, non ho... Ho visto un film... ma non è il mio genere, però devo dire, e sì che sono super appassionato di roba così, eppure non mi è piaciuta sta roba, quindi non ho mai approfondito, però sto gioco è figo, veramente bello. Anzi, se ci fai la prossima live, lo porti in live, me la guardo volentieri. L'altra sera sono dovuto andare a letto super presto perché la mattina purtroppo devo lavorare, però è divertente, mi piace, la prossima volta mi ci dedico un po'. Uncharted è bellissimo, io l'ho giocato e rigiocato su PS4, Uncharted è bello, anzi c'ho un'edizione limitata di Uncharted che ora non mi ricordo più se ce l'ho qua o... non mi ricordo più. No, non mi ricordo dove l'ho messo, però era bello. Oh, ma invece... Tu che stai provando un po' di titoli nuovi, cioè nuovi nel senso relativo, non hai mai giocato Jenna The Last of Us? Bellissimo, eh? Allora, se hai la possibilità, giocalo. Perché è bello, è divertente e... Allora, è stato quotato uno dei giochi migliori, se non il migliore, di PS4. È bellissimo. Praticamente, te la faccio breve, senza spoilerarti troppo. Racconta la storia di un'epidemia, di questo tipo che perde la figlia. E insomma, incontra un'altra persona con cui... cerca di avventurarsi a... Insomma, è un mondo, tra virgolette, post-apocalittico, diciamo. Cioè, non è proprio così, però la faccio breve.
Sì, sono d'accordo. Sono d'accordo. Giocalo perché è bellissimo, Gen. Ti diverte, sicuramente ti prende. È proprio uno di quei giochi che lo vuoi giocare, e, cioè, ti metti a giocarlo e lo vuoi finire. TLU. No, non è horror, Gen. Allora, è più un gioco di avventura, diciamo che. Sì, c'ha quella sorta di thriller, però in realtà non. Cioè, non è un gioco horror. Ma poi fra. È un gioco, zio. Grazie mille per i bittini, Francas. Ogni tanto Francas sbuca senza dire niente a nessuno, sgancia i suoi bittini. Ma ovvio, ovvio, ci mancherebbe, oh. Goditelo. Uncharted pure è un bel gioco. È figo. Allora, per la 4, sai, non mi viene in mente niente di spettacolare, che forse Watch Dogs 2, però no, meglio il primo, meglio il primo. Invece per PS3 sono usciti. Allora, ecco, un'altra differenza secondo me è che su PS3 sono usciti dei titoli proprio super innovativi. Sono gli stessi, scusate. Sono usciti dei titoli super innovativi di PS3 rispetto a quelli di PS4, secondo me. Cioè, proprio c'era differenza, capito? C'era una. Il gioco. Sì, è vero, è vero. Non ci avevo pensato. Sì, perché GTA 5 è uscito per la 3. È uscito per la 3. Allora, aspetta, io sono, siccome sono un malato di giochi di Rockstar. Allora, io da squilibrato praticamente mi sono preso i GTA, l'ho comprato per PS3, ok? Poi, quando è uscita la 4, io me lo sono ricomprato per PS4 e ora che è uscita la 5. Me lo sono ripreso per PS5, capito? Ma solo perché sono fissato proprio. L'ho finito al 100% e ho fatto tutte quelle missioni malatissime. Sì, c'erano idee più nuove, è vero. Sì, è vero. Perché finché la gente ci gioca, allora io l'ho comprato, ma semplicemente perché volevo vedere la differenza che c'era su. Tanto l'ho pagato tipo una stupidata, era un'offerta a 12 euro, non mi ricordo perché c'era l'offerta su Amazon. Comunque me lo sono portato via con 12 euro e ho detto, cazzo, me lo voglio provare. Così mi sono fatto questo upgrade, diciamo, di GTA 5 con gli stessi salvataggi, ovviamente. Poi ho rigiocato un po' la campagna per vedere un po' come erano le missioni. Sì, c'è qualche miglioramento perché se tu lo giochi da PS4 su TV o da PS5 qua su monitor 120 Hz, capito? 2K è diverso. Sì, però è chiaro, il gioco è quello. Diciamo che quello che non mi piace è il fatto che sta continuando a viaggiare, sto online con sempre questi DLC nuovi. A me mi hanno un po' rotto il cazzo. Days Gone 2, sì. È vero, pure. Tu hai Trabita, a che cosa giochi principalmente? Cioè, hai un genere preferito o vari? No, tranquillo, Jen, non ti preoccupare. Buonanotte. Giornata dura domani. Lavori? Vale, perché si avventura con l'anime, sto periodo. Horror, sì, forte. Buonanotte, Gennaro, grazie mille che sei passato. È stato un piacere. Sentiamo domani, facciamo due partite. Allora, guarda, io giochi horror, in realtà, tipo, ci giocavo anni fa. Anzi, ma 20 anni fa, tipo, gli ultimi giochi horror che ho giocato sono stati, vabbè, Until Dawn, che è uscito
nel 2016-2017 mi pare, per PS4, anzi forse era un'esclusiva PS4, ed è un gioco bellissimo, sicuramente l'hai giocato. White Rabbit è un bel sì, forse 2015, non mi ricordo esattamente l'anno, però l'ho giocato, rigiocato, tipo ho fatto la campagna 3 volte, ed è un bel gioco. Prima di quello giocai a forse Alone in the Dark, ma io ti parlo di PS1, forse PS2, non sono sicuro. Grande, oh, grazie Gennaro, è stato un piacere, oh. No, sai che non li ho mai giocati? No, non ho mai avuto occasione. Pure quel gioco, raga. Allora, tu sicuramente Dario lo sai qual è. Ora non mi viene il titolo. È quella donna che c'ha quella bambina. Grazie, Fra. Ovvio, ricambio. Allora, Dario, raccontami, dimmi il titolo. Il titolo di questo gioco. Cioè, in realtà è il film e poi hanno fatto il gioco. È questa roba qua di questa mamma che ha una figlia o un figlio che è tipo posseduto o è in coma, ora non mi ricordo, e vanno in questa città piena di nebbia, che devono andare a fare sta roba tipo rito satanico. Che cazzo è? Come si chiama quel film famosissimo? Ora non mi viene il titolo. L'ho visto tipo un anno fa con mia moglie, l'ho rivisto, ma è vecchio. No, non è la casa di Mando. La casa di Mando è dove c'è quella poltrona da gaming. E ci hanno fatto il gioco, sì, ci hanno fatto il gioco. Ma raga, ma è famosissimo, cioè lo conoscete tutti. Sicuramente lo conosci, Dario. È la base dell'horror. Silent Hill, bravo, bravissimo, cazzo. Silent Hill avevo giocato per PS1, forse PS2, non mi ricordo. C'era la grafica, era imbarazzante ai tempi, però... ai tempi era bellissimo, ora beh, è chiaro che è imbarazzante, però... metteva una paura quel gioco che io, figurati, ero tipo in prima elementare, seconda elementare, e giocavo questo gioco al buio, tipo in camera, c'ho dei ricordi allucinanti su questo gioco, era forte. Ho rivisto il film tipo un anno fa con mia moglie. È bello, un bel film. Sì, secondo me, ma io pensavo, in realtà io pensavo che fosse nato da un libro, da dei libri. E invece no, è semplicemente un film. Però sì, è veramente bello. Poi a quei tempi, se non ricordo male, andava un botto sto fatto del satanismo, di tutte queste robe qua. Ah sì? Sarebbe oro. Ora stanno facendo remake a Iosa, di qualsiasi cosa stanno facendo remake. Ma è buono, secondo me ci sta come cosa. Secondo me non serve inventare sempre qualcosa di nuovo. Abbiamo una marea di giochi che possono essere... Forte, ci sta. Perché è qualcosa di assurdo a livello psicologico. Che però sono gli stessi che hanno fatto il gioco. Mm.
No, non ho mai giocato. Ho visto il trailer, forse. Ma non ho mai giocato a Pyramid. Sì, non lo so. Dovrei provare a guardare. Magari domani mi ci metto, guardo un po' di giochi di sto genere. Perché non sono molto aggiornato, diciamo. Cioè, io gioco sempre le stesse robe. Ah, non lo sapevo, sai. Ti giuro che io dal film mi ricordo. Cioè, io ho dei giochi, ho dei ricordi vari, cioè proprio vaghi su sto gioco. Non è il protagonista. Sì, dovrei riprendere il gioco, ma come cazzo fai a... Cioè, sono giochi vecchi. Cioè, quelli che giocavo io erano giochi di PS2. Almeno Silent Hill era di PS2, se non sbaglio, no? Forse PS1 addirittura. No, PS1 era Alone in the Dark. Era un altro gioco horror. Che poi mi sa che non ha continuato. Ah, 1 e 2, ok, mi ricordo giusto. E scommetto che tu ce li hai, Spato. Non avevo dubbi. No, io non avendo Xbox non ho il Game Pass. Su PS il Plus, a parte che ci hai fatto un video e che dice tutto, però non c'ho quello basilare, che non comprendo una sega, e va bene così, perché ci stanno alcuni giochi, però secondo me non ne vale la pena. Cioè, io sono uno di quelli che mi interessa un gioco, boom, vado, lo prendo, e ne prendo uno ogni 6 mesi. Sono uno di quelli che prova un sacco di giochi. Sì, ma sono appena salito, voglio farmi un game, proprio in singolo, così, non me ne frega un cazzo, pure se non manco faccio una kill, ma lo faccio tanto per divertirmi un po', Foxer. Che fate voi, siete fuori? No, sono un po' ubriaco, mi sono sparato tre birrozze da 66, direi che... Ubriaco no, però c'ho quelle, sai quelle... Non so spiegarti, capito? Eh sì, tu sì, sicuramente Spato, cioè tu sei uno di quelli che gioca un po' a tutto, io invece sono sempre un po' titubante su tutto e vado solo un po' al titolo che mi piace. Cioè, a prescindere, per esempio, se so che, non lo so, Rockstar butta fuori un gioco che ai tempi è stato un gioiellino, allora il 2 a prescindere me lo prendo. Però su altri giochi magari finché non ne sento parlare bene, finché non sono del tutto convinto non lo provo nemmeno. Sono un po' limitato. Usate questo tempo per allenarvi, presto entreremo in azione. Soldato nemico in arrivo. Dovrei averlo abbassato un po', Lo abbasso ancora? Facciamo così. Il game me lo abbasso. Ok, che tanto ce ne frega poco.
Allora, io sono abituato tipo a fare le live sul mio canale, dove faccio un po' come cazzo mi pare, e tipo quando mi va non dico un cazzo a nessuno e riesco a fumare una bella sigaretta. Come stasera voglio fare un po' il serio, allora non voglio fumare, mi sono fissato che devo fumare sta roba che fa più vapore che tutto, e quindi voglio stare seduto sulla sedia per 2 ore e mezza senza fumare una sigaretta. Allora, dove andiamo? Ce ne andiamo in una zona più easy, confident. Io direi easy, osservatorio non è. Facciamo così, ce ne andiamo a fortezza. Gli facciamo un drop qua. Lutiamo un po'. Se riusciamo ci facciamo il drop. E vediamo. Minchia, sarà 2 settimane che non gioco a Warzone. Sembra di non aver mai giocato. Guardate la skin di Let Me Play, raga. Questa è la skin di Let Me Play. Ci sarebbe anche la modalità bianca. La versione bianca e azzurra, però mi vedo lontano 1 chilometro. Ok. Vediamo com'è. Così va meglio. Come l'hai messa? L'ho shoppata in realtà. È la skin dei... non mi ricordo di che team. Però è una skin shoppabile a 10 euro. Solo 10 euro costa. C'hai la skin, c'hai un'arma. No, nemmeno. C'hai la skin, c'hai un po' di adesivi e 2 stronzate. Ma l'ho fatto solamente per... Boh, così, mi piaceva. Elimina tutti i bersagli. Minchia, non ho fatto tempo a scendere, raga. Manco ce l'ho sciocco. Perché tremo la visuale? Guarda, guardate, raga. È allucinante. 1-1, chiedo una ricognizione. Confermato. UAV attivo e in sorvolo sull'area. Roccaforti localizzate. I bersagli sono segnati sulla mappa tattica. Dai, dammi cash, cazzo. Che vuol dire il bevuto della pipì? In che senso? Non l'ho capita, Dario. Oh, brutto Eli. Dovrebbero bastare. Facciamo il drop immediatamente.
Hanno cambiato il posto dello shop. Ma qua state tutti in forma. Ah, raga, nella season 3 hanno messo la roba dell'acqua. Finalmente, zio caro. Praticamente c'è l'aria. L'aria che respiri. Hanno fatto la rocca là. L'aria che insomma, il fiato che tieni, lo fanno vedere nell'acqua. Figo. Finalmente, cazzo, non si capiva una sega prima. Certo che io in singolo a giocare con i coltellini è da pazzi, eh. Insensato. Sì, esatto, meno male, perché stavamo facendo di... Non lo so, niente di... Non riuscivo a capire se non volevano metterla o se invece si erano proprio scordati, perché è una roba che secondo me poteva uscire... Eh sì, anch'io, ma poi meno male capivi dalla visuale... questo cross non mi piace per niente. Io vado a villaggio. Vado qua. Ma chi hanno arrestato qua, raga? Oh, eccolo qua. Lancio di equipaggiamento in arrivo. Ecco qua, oh. Comunque ora... Gas in arrivo. Ma dura sempre uguale, mando? O hanno cambiato un pochino le robe? Perché a me sembra che duri di meno. Molto di meno. Qua c'è uno sniper che non mi piace per niente. Anzi, wow, raga, c'è la seconda safe e ci sono 60 persone. Cioè, ditemi voi, Dio caro, se è normale giocare in questa maniera. Non si può più... Ah, ok, vedi. Secondo me ci stava come prima, invece. Era l'unico modo un po' per salvarti dalle zone open. Perché così... diventa complicato. Assolutamente non là. Ma assolutamente, prendiamoci sta taglia. Guarda dove è cacciata quella taglia. Qua hanno chiamato UAV. UAV l'ha chiamato dalla rocca. Sicuro. E lui mi pinga. No, ma Foxer, forse non hai capito che anche io tipo non gioco al multi da... scusa, non gioco Wars da un botto. E non sono un pro player. Cioè, anzi, in realtà faccio abbastanza cagare. C'ho tipo 1,60 di rate o tipo una roba del genere.
Ecco, ora di meno ancora. Questo sta sul tetto. Anzi, ora sta sotto di me. Questo mi sta pushando o sbaglio? Credo che non lo vedo. Ma dove stavo? Non ci credo. Quindi questi stanno in due. Uno sta a sinistra e uno sta qua a destra. E in più ne un altro che ha fatto la... Eccolo che arriva, quello dalla roccaforte. Quel porco. Eccolo che arriva con la macchina. Questo ha... Ah, ok. Questo che ha fatto? Ha ammazzato il tipo con la chiave ed è ancora qua dentro. Sta aspettando di prendere la chiave. Ma qua stanno altri due. Sì, sì, la chat di prossimità è una meccanica fighissima, secondo me. Cioè, è proprio bella. E hanno fatto bene a incrementarla. Perché secondo me è divertentissimo. Cioè, il fatto che puoi sentire il nemico... Allora, è vero che tanti timmano, nel senso che si mettono d'accordo, si beccano in chat e fanno due chiacchiere, se non... Vabbè, è un po' una storia. Però secondo me è bella come roba. Dai, non mi dire che non viene a prendere la chiave. Solo che io gioco con la chat di prossimità spenta, ma quando vado in live. Perché sennò si sente bordello. Ma dove cazzo stavo? Ho completamente perso. No, no, ma in realtà, in che senso non puoi dire niente? Cioè, parli della chat o parli di quello che ho detto io? Perché in realtà... No, ma è figa in realtà, cioè, bella, ci sta tutta. Guarda che cross di merda che devo fare io ora. Io ne ho uno qua sotto. Persone. Raga, guardate la safe com'è. Ci sono 30 persone e basta qua dentro. Qua è ingiocabile. Ma si sta giocando ancora a GTRP? Sai che non ho più visto nulla? Guarda dove sono finiti, io quasi muoio, sicuro. Cioè, manco ho fatto una kill, raga. Questo mi ha già visto di fronte. Dove sta? Area bersaglio marcata, fuoco alle polveri. 3-1.
Bersaglio acquisito. Attacco imminente. Questo va pushato subito. Zero colpi a segno. Zero. Volete vedere il mio drone bomba? Che cosa succede? Ora vi faccio vedere. Casse di scorte rifornite. Prendete quello che vi serve. Eccolo qua. Dai, esci. Non sei qua, dove cazzo sei? Che ho visto io prima? Che so, ubriaco davvero? Perdete terreno. Sono ubriaco. Ma dove cazzo è finito, raga? Era qua ora. Cioè, è sparito, raga. Nah, è impossibile, oh. È impossibile. Ora vado in safe. Si è spostato. Ora vado proprio in safe alla grande. Magari la prossima. Raga, faccio una camperata della Madonna e vinco la partita con una kill. L'ultima, la finale. No, guarda dove è la safe. Qua devo fare. Devo fare un cross. Devo farmi quello che c'ho dietro prima. Altrimenti non crosserò mai. Lancio di equipaggiamento alleato. Questo sta sotto di me. Il nemico ha schierato un UAV di disturbo. Brutta zona, eh? Bruttissima zona questa. Saldi conclusi.
E io dovevo crossare prima, perché adesso sono morto. Ce n'è uno che mi sta mirando. Sono morto, sì. A meno che io riesca ad arrivare là. Questo dovrei tenermela come il pane, però. Sta maschera. Guarda, guarda dove mettere il safe. Ah, ora sono fritto, raga. Devo fare un cross allucinante. Chi mi vede mi spara. E ci muoio. Non mi piace per niente. Infatti. Qui è tosta, eh? Di ora si fa complicata la faccenda. Qua stanno fightando. Ok, me ne vado. Non voglio fightare. Io devo prendermi la safe. Assolutamente. E mi faccio pure il giro largo senza nostro. Questo non è in safe, ma questo sì. E ce n'è uno sul tetto. Sì, lo sento. Vai tranquillo, mando. Oh, è stato un piacere. Oh. Mi ha fatto veramente piacere che sei passato. Ci vediamo alla prossima. No. Brutta faccenda questa. No way! Peccato. Guarda dov'era questo. Vi siete battuti bene. Tornate alla base e fate rapporto. Grazie mondo. Grazie mille. Buonanotte a te. Peccato. Vabbè dai. Sesto posto. Un dignitoso sesto posto. Allora in realtà, se tipo ho capito qualcosa da questo Battle Royale, è che conta poco fare. Guarda questo che mi ha killato, è arrivato secondo. Sì, ma il primo avrà tipo 15 kill, 20 kill, sicuro come loro, guarda. A parte il fatto che ci sono un sacco di pro player, specialmente tipo il venerdì, sabato e domenica, diventa complicato giocarci perché c'è la gente proprio frustrata che vuole giocare a questo gioco. Se giochi in settimana è più vivibile. E diciamo che per quanto io sia d'accordo sotto certi aspetti, secondo me lo skill based matchmaking rovina il gioco, perché è giusto da una parte, invece di andare a pussi, è giusto da una parte, però dall'altra, Dio caro, cioè, ti fa sudare, cioè, è giusto dividere la gente in base alle proprie limità, alle proprie abilità. È giusto dividere il player, però alcune volte diventa troppo invasivo. Cioè, tante volte mi capita su Warzone di fare delle belle partite dove magari faccio due partite di seguito da, non lo so, una decina di kill. La terza mi mette in delle lobby dove trovo
gente che lo fa di mestiere, cioè proprio improponibile. Devo stare con l'asciugamano a giocare. E quindi è un po' pesante. Però comunque sia... è giusto perché altrimenti sarebbe troppo randomica la cosa. Diciamo che dovrebbe essere più bilanciato questo... questa cosa. Questo SBMM. Però per il resto non è male. È così. Allora, raga, sono le 11, qui è tranquillo, due orette di live. Diciamo che è impegnativo, perché io sono abituato tipo a accendere, giocare, c'ho la gente che magari, c'ho questa, magari queste 7, 8, 10 persone che seguono il gioco, quindi frega un cazzo del dialogo, però invece secondo me ci sta. È più impegnativo perché ti distrugge a livello psicologico, perché è molto più... No, ma tu mi vedi provato, ma non è per colpa del just chatting, è colpa della forced. È così, perché sotto tuo stretto consiglio quelle birre là bevute di punta è stato un po' azzardato. No, scherzo, dai, però... Però è bello, divertente. È molto più divertente fare just chatting piuttosto che giocare e basta. Perché boh, è figo, ci sta. C'è la gente che ti scrive, con cui puoi parlare, e invece quando giochi poi diciamo che la chat la guardi ma non la guardi. È un peccato. Quindi io direi, Spato, se tu hai un bel canale che vogliamo raidare, si può fare. Che ne pensi? Vediamo che do un'occhiata anch'io. Allora, Gian non è in live. Slim nemmeno. Cioè, tu che stai giocando Silent Hill? Sì, ci sta, ne abbiamo appena parlato, è figo. Allora, abbiamo tu... trattino basso, 93, ed è in live. Provo a vedere tra i consigli se è qualcosa di interessante. Guarda, quello che ha proposto Foxer non mi sembra niente male. Ora aspetta, sono in annuncio. Però sì, mi piace l'idea. Siamo in 10. Minchia, Silent Hill sta giocando proprio questo gioco. Fighissimo. Da quanto tempo? Dai, ci facciamo un bel ride. Vai, ci sta. Allora, andiamo qua. Esegui un bel raidone. Verso il famosissimo... trattino basso 93. Ma che ho fatto? Oh cazzo. Allora ci sei, Pippo. Spatolone, ma tu sei moderatore?
Allora lo devo fare io dalla chat. Devo farlo dalla chat di OBS. Quindi, allora, slash ride e poi vediamo un po'. Sì, slash ride e poi faccio l'aperta quadra, giusto? Ah, spazio nome direttamente? Perché di là è diverso, mi sa. Ah, no, sai perché? Perché io sono abituato a usare la dashboard di Twitch che ha il tastino. Eccolo. Ci siamo. 93 secondi. Facciamo un ride. Oh, Pippo, comunque te lo devo dire, tu le tue storie mi fanno morire. Dai a Roma. Sì, esatto, raga, rimanete per il ride. Godiamoci questo. Sì, fa paura veramente. Facciamo il ride.